Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Quando a Paolo VI interessa un argomento, poi si fa sentire pesantemente. 25 novembre 65. In merito al capitolo sul matrimonio, Paolo VI reagisce con vigore. Comunica alla sottocommissione 4 emendamenti che vuole si aggiungano al testo. Primo emendamento. Chiede che si citi l'espressione contraccettivi artificiali e si dichiari che avviliscono la dignità dell'amore coniugale e della vita familiare. Al tempo stesso vuole che l'enciclica Casti Connubi di Pio XI sia citata come testo di riferimento. Come rispondono? La Commissione si adopererà per inserire l'espressione contraccettivi artificiali, adattando il resto con l'espressione pratiche illecite contrarie alla generazione umana, e non che avviliscono la dignità dell'amore coniugale e della vita familiare, ma si limita solo alla generazione umana. Poi, quanto al riferimento all'enciclica di Pio XI, verrà omessa. Andiamo a vedere il secondo emendamento. Secondo emendamento, seconda variazione, seconda modifica. Paolo VI chiede la soppressione del termine anche nella frase «La procreazione dei bambini è anche uno scopo del matrimonio». Cioè, non ci vuole questa parola. La procreazione dei bambini è uno scopo del matrimonio. Infatti è sufficiente questo. Questo diventa un rafforzativo di uno scopo. È uno scopo del matrimonio, non è solo quello, ce ne sono altri. Questo anche è voler rimarcare. Anche da un punto di vista grammaticale è una forzatura, una ridondanza. La Commissione provvederà. Voglio vedere, è una forzatura. Terzo emendamento. Paolo VI si aspetta che il documento dichiari con chiarezza che il divieto dei contraccettivi artificiali deriva dal diritto naturale e dal diritto divino. Poi chiede che vengano citati Pio XI e Pio XII. Risposta. La Commissione si atterrà all'insieme della raccomandazione, ma anche stavolta ometterà le citazioni. Perché? Perché un conto è giocare con alcune parole del documento, ma se vengono citati due documenti, Pio XI e Pio XII, dopo è molto più difficile fare delle modifiche, delle variazioni, delle digressioni, delle interpretazioni estemporanee, allatere, similari, simboliche e altro. Infine, quarto emendamento, Paolo VI chiede di insistere sulla pratica della carità coniugale. La Commissione ne terrà conto. Dunque, quando vuole Paolo VI, quando c'è un argomento che gli interessa, fa il Pio XI e il Pio XII. Allora, domanda. Non era meglio farlo anche sugli scopi e sui limiti del concilio? Cioè, un concilio religioso, rivolto principalmente ai bisogni dell'uomo comune,
a cui occorre predicare l'importanza dell'individualità e che l'individualità viene da Dio, perché Dio agisce su ogni singolo uomo, specie quando è nella disgrazia, perché l'individualità è legata alla vita nell'aldilà, perché ognuno si prende cura della propria vita e nell'aldiqui e nell'aldilà. E poi eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, ribadire tutte queste verità religiose vecchie di 1900 anni con nuovo linguaggio degli anni 60 del 1900. Non sarebbe stato meglio? Ultimo aneddoto del concilio. I protestanti non vogliono sporcarsi le mani con i cattolici. 4 dicembre 965, 4 giorni prima della chiusura del concilio. Paolo VI presiede una cerimonia ecumenica, ossia con i protestanti, nella Basilica di San Paolo fuori del mura, quindi non in San Pietro. In San Paolo, perché San Paolo è riconosciuto santo anche dai protestanti. Il Papa ringrazia gli osservatori non cattolici per essere venuti al concilio e si rattrista per la loro prossima partenza. Il reverendo Moorman, capo della delegazione anglicana, inglesi, dichiara al Papa: la nostra presenza ha in vario modo contribuito al successo del concilio e al grande impegno riformatore, ossia filo protestante, che è stato intrapreso. Perché se ne vanno? Perché i protestanti non vogliono avere a che fare con la chiusura del concilio. Forse per non essere accusati dai loro fedeli di essere pienamente d'accordo col concilio. Ossia per non essere accusati di essere diventati dei mezzi cattolici. Non sia mai, che schifo! Conclusione dell'indagine. Il golpe conciliare. Chiaramente si è frastornati sia dalla quantità di informazioni finora sconosciute, sia dalla pochezza umana dei vescovi che si è riscontrata, quando in genere si immagina che questi siano persone acculturate, corrette, tranquille e costruttive. Il criterio di giudizio più importante che è emerso da questa indagine è che questo concilio è stato diretto dai vescovi del Nord Europa e da tutti quelli amici dei protestanti. Il loro obiettivo è stato quello di protestantizzare un po' la Chiesa cattolica. Dell'intenzione di Giovanni XXIII, a loro è importato niente, nulla. Si dovrà cioè adottare quella forma di esposizione che più corrisponda al magistero, la cui indole è prevalentemente pastorale. A loro non è importato niente. Cosa hanno fatto? Hanno cestinato sostanzialmente tutti i suoi schemi preparatori e hanno approfittato dell'occasione del concilio per realizzare quanto più possibile i loro obiettivi filo-protestanti. Insomma, hanno effettuato un golpe conciliare. Il risultato a oggi, inizio anno 2022, è una Chiesa cattolica con poca religione, veramente molto poca.
Benedetto XVI, ossia il Ratzinger, che all'inizio stava con i vescovi del nord Europa, filo protestanti, ha provato a fare qualcosina, specie coi suoi principi non negoziabili, con motu proprio summorum pontificum, con l'anno della fede. Ma tutto questo non ha funzionato perché il clero è vuoto da un punto di vista religioso. Il clero di oggi è costituito da intellettuali. Non sono tanto teologi o filosofi o biblisti o missionari o catechisti. Sono intellettuali. Intellettuali teologi, intellettuali biblisti, intellettuali liturgisti, intellettuali che ogni domenica affrontano in modo intellettuale il pezzetto di Vangelo che hanno di fronte, ossia destrutturano i significati religiosi, che sono, per esempio, Dio c'è, Dio ascolta, Dio aiuta, Dio interviene, gli uomini tendono a peccare, gli uomini potenti tendono a fare il male ai popoli, Dio giudica, in paradiso comanderà solo Dio, eccetera, eccetera, eccetera. La messa dopo il concilio. Questo è avvenuto perché innanzitutto la messa è diventata un incontro intellettuale. Parole, parole, parole. Tante, tante, tante parole. Perciò i giovani che da grande vogliono dire messa sono inevitabilmente quelli e solo quelli che trovano in questa messa post-conciliare un modo di esprimere ciò che sono, ossia intellettualoidi, perché il simile sceglie il simile. Ma sorpresa, la messa di oggi c'entra nulla col documento del Concilio Vaticano II sulla liturgia, la Sacrosanctum Concilium. Nulla. Questo documento invitava ad alcune piccole nuove aggiunte, ma ne confermava pure e addirittura chiedeva la valorizzazione di aspetti ultratradizionali, come il canto gregoriano e l'uso dell'organo a canne. La messa di oggi, la messa post-conciliare, è la messa di Paolo VI del 1970, 5 anni dopo il concilio. È stato lui che ha attuato a modo suo il documento Sacrosanctum Concilium sulla liturgia, eliminando tutta la parte simbolica, che aveva una storia, una spiritualità, una teologia di ben 15 secoli, come vedremo nella prossima indagine. Indagatore, dato che sei arrivato fin qui, i miei complimenti. Ciao, ci vediamo alla prossima indagine.